Io penso che il futuro dell'informazione è fare le cose bene e il criterio prioritario, non l'unico, non è capire come si fa a fare i soldi con l'informazione online, che è quello di cui discutono tutti, perché i soldi con l'informazione si trova il modo di farlo, a seconda di cosa fai. La cosa difficile è il contrario, la cosa difficile è fare delle cose di qualità e delle cose che cambiano il mondo o il tuo pezzetto di mondo, ognuno il suo pezzetto, e una volta che hai fatto quelle, appunto, trovare il modo di sostenerle, ma non il contrario, non cercare appunto che cos'è che ti permette appunto di fare dei soldi. Ah, c'è discussione, che poi è una discussione stamattina, l'abbiamo rifatta, perché poi l'attuale responsabile delle cose online di Condé Nast, che conosco bene, siamo amici, si chiama Marco Pratellesi, era il responsabile del sito Corriere.it, avevamo sempre questa discussione, che era una discussione facile, perché non è una discussione fra bianco e nero, ma è una discussione di dove si mette il limite. Per me il limite si mette prima del boxino morboso, così detto. Introduco al concetto del boxino morboso, che è un tormentone della rete, viene ormai definito comunemente fra noi altri, appunto, attenti alla informazione online, boxino morboso, quello spazio nei siti dei quotidiani che hanno tutti disegnato spazi diversi, in momenti diversi, che comprende in sostanza sesso, calendari, animali che fanno stranezze, strano ma vero in generale, e che è la cosa che genera più pagine viste in tutti i siti dei giornali. E la cosa che mi dice sempre Marco Pratellesi, quando faceva Corriere.it, mi diceva sempre, mi dice, tu lo sai quanta gente mi viene lì a vedere quella roba lì? E io dicevo, sì, Marco, però dov'è che ti fermi? Lui dice, mi fermo prima della pornografia vera e propria. Io cerco di dire, mi fermo proprio prima di farlo un boxino morboso. Ma non è che pensi che sia questa scelta così genialmente nobile, è una scelta sventata e molto autolesionista. Può darsi che il post non ce la farà perché non ha fatto il boxino morboso, può darsi che non ce la farà anche per altre ragioni, no? Significa non fare il boxino morboso, adesso non vorrei che pensaste che questa è la priorità, diciamo, però è una cosa abbastanza centrale. Non fare il boxino morboso significa fare i 100 metri su una gamba sola, oggi, nella competizione online italiana. Perché non vuoi fare il boxino morboso? Non perché, no, io sono uno nobile, invece quelle robe lì. No, perché quello che stai cercando di fare è di fare, non solo di fare tu un prodotto senza boxino morboso, ma di fare in modo che il boxino morboso non diventi più così, diciamo, attraente e interessante per i lettori italiani. Perché io penso che, posto che non è, diciamo, la differenza quantitativa tra le classi colte e le classi non colte, diciamo, storicamente è nota e non è rimediabile, ecco. Però io penso che invece stiamo andando completamente verso un'altra direzione. Stiamo andando verso una direzione di trasformare in generale politicamente una democrazia in una demagogia, e questo è declinato su ogni settore, compreso quello del giornalismo. Per cui ormai è diventato addirittura privo di discussione, no? Stamattina di nuovo io sento continuamente dire, la cosa bella di internet per i giornali è che possono capire cosa vogliono i lettori e dar loro quello che vogliono. No, non glielo devi dare ai lettori quello che vogliono, ok? Perché quello che vogliono è qua, delle volte glielo devi dare e soprattutto devi capirlo, quello sì che è importante. Però quello che vogliono i lettori non è necessariamente la qualità, anzi, basta, diciamo, fare adesso senza dire delle cose, cioè, poi è difficile dire queste cose perché appunto sono sempre ipocrisie eccetera. Un attimo, perché voglio sentire su questo. Hai paura che non smettesi più? L'hai detto già. No, però mi interessa di giocare su questa cosa del boxino morboso, perché è una cosa molto vera, ma è anche vero che il boxino morboso tu non lo faresti mai sul giornale di carta stampata, e lo fai allora su internet, e sei un po' un mondo, non so, non il mondo dei deficienti, perché anzi, ma il mondo dei ragazzini, tanto lo guardano in corso, insomma, mettiamolo lì, sul giornale troppo serioso, non ci scommettiamo, se possiamo una cosa non ce lo possiamo fare. Molto. Però all'inizio era così, lo spostiamo su internet. E però effettivamente, se tu vai a vedere i contatti, ma anche noi non, ma ovunque, dove magari ce l'abbiamo un po' meno, però ce l'abbiamo, qualcosa lì, la notizia un pochino più cosa, un po' più i tatuaggi di Miss Italia piuttosto che schizza in alto molto di più di quella,
risultati negativi di quella più seria, di quella più... La notizia anche data per primi sulla città è più grande vantaggio sul quotidiano.